Non è stato semplice arrivare qui, in quanto ho dovuto fare quasi 600 km di viaggio. E anche se vengo da Roma, l'idea di trasferirmi non, comunque l'ho presa in considerazione. In Sardegna non c'è un progetto comunque così ampio, ho scelto di venire qui, ho preso l'aereo, sono venuto qui. È tutto pagato, vabbè, e nulla. E se non facevo una cosa del genere ero molto incerto sul mio futuro. Dalla lezione di ingegneria ho avuto conferma della scelta perché mi piace molto. Ci si diverte, cioè vedi un po' com'è l'università, vedi, ti confronti con gli universitari. Tutti i miei compagni si divertono lì al mare, c'è un mio amico che è andato in Australia per divertirsi. E io però, visto che poi dall'università ci dipenderà tutta la mia vita, quindi pensavo, vabbè, 5 giorni di sacrificio li posso fare. Quindi la mia mamma ha visto questo progetto, diciamo, di fare la regione toscana e ha deciso di iscrivermi. Voglio vedere tutte le chance che ho. E ancora non ho deciso cosa fare. Vorrei fare quello che amo e per farlo penso girerei anche tutto il mondo. Sono venuto qua per sperimentare cos'è la vita universitaria. L'estero è un'ipotesi abbastanza realizzabile oggigiorno. Poi, insomma, col fatto che in Italia lavora sempre meno e la meritocrazia non è molto nella norma, l'estero è un'ipotesi, però mi piacerebbe restare in Italia. Bella domanda. Un po' di paura della scelta sbagliata c'è. Tra 10 anni spero di aver raggiunto perlomeno la possibilità di avere un lavoro dignitoso. Io tra 10 anni mi vedo sinceramente ancora studiare per. Tra 10 anni penso, spero di essere in Italia, non vorrei essere costretto ad andarmene. Tra 10 anni mi vedo seduta sulla poltrona del mio studio ad ascoltare qualcuno, oppure perché no, alle Nazioni Unite a cercare di concludere qualche trattato internazionale. Io all'università vorrei fare archeologia. Io vorrei fare l'astronauta. Spero di riuscire ad entrare in medicina. Ho scelto economia. Il corso di comunicazione, lingue e culture. Mi sono iscritta a Testam in medicina e veterinaria. Non fare fisioterapia. Mi piacerebbe fare fisioterapia. Ingegneria meccanica. Informatica oppure ingegneria informatica. Medicina o odontoiatria. Psichiatria. È da quando sono piccola che ho questo sogno di diventare una veterinaria. Io giurisprudenza. Ingegneria energetica. Giurisprudenza, la laurea magistrale. Ma il mio sogno sarebbe quello di fare il giornalista. La mia grande passione è l'architettura. Vorrei studiare moda. Sto mettendo da parte varie opzioni. Ah, e sul mio futuro sono ancora parecchio incerto. Allora, piacere, sono Ettore, ho 18 anni. Sono Andrea, vengo da Campobasso, ho quasi 19 anni. Elisa, 19 anni, Volterra. Ciao, sono Michele, ho 18 anni. Elisabetta, 17 anni, Civitavecchia. Elisa, 18 anni, vengo da Pescia. Barinder Gissing, 20 anni, Sinalunga. Marem, 18 anni. Nicola, 19 anni, vengo da Sarzana, in provincia di La Spezia. Gianmarco, 18 anni, Massa, liceo classico. Laura, 18 anni, Livorno, Isis Niccolini Falli.